Buongiorno a tutti, siamo qua al stand di videogiochi alla fiera di Montichiari. Ecco, qua c'è un po' di tutto, come console, Nintendo, Wii, insomma. E poi qui in particolare vediamo un CPC 464, Commodore 64 V20 e vediamo l'Amiga 500 Plus, registratore, cassettine. Diciamo per ora c'è abbastanza roba interessante. A dopo. Ecco qua un altro stand dove vediamo l'Atari XGS, l'Atari ST, Commodore 64, un'Amiga, V20, Commodore 16, un monitor Atari, diversi videogiochi, cartucce, PlayStation. Direi che c'è abbastanza ciccia. A dopo. Ecco qua, qui siamo nel campo dei mini. C'è Nintendo Entertainment System Mini con 620 giochi in due forme, una Super NES e una Nintendo, però diciamo che cambia il case, ma i giochi sono quelli. Poi qui abbiamo un arcade a sala giochi molto bello, euro 380, possibilità di consegna, 815 giochi da sala giochi, possibilità di aggiungerli tablato Jamma, quindi è proprio un cabinatino di metallo, e chiaramente c'è su un emulatore di tipo MAME, credo, però lo si potrebbe utilizzare per inserire anche una delle mie schede arcade tranquillamente, avere il posto. Va bene, degli acquisti per il momento vintage sono stati 68.000 e 68.010, che è sotto qua, un 68.020 a 25 MHz, delle RAM per il Commodore 64, delle EEPROM, una per l'Amiga e due per fare la cartuccia del Commodore 64, dei floppini da cancellare e un bellissimo gioco dell'Atari XE, Bug Hunter, che dovrebbe funzionare con la pistola, così posso usarla, e degli zoccoli per il 68.000. ma io vado avanti, vado avanti, spero di trovare qualcos'altro di interessante. Andiamo a fare la partita a Beta Slug per concludere la giornata con questo bellissimo arcade. Ci vediamo alla prossima. Domani non ce la vendiamo, domani non ce la vendiamo. Ciao a tutti. Ciao.